diretta Amici delle Fonti TV, l'appuntamento consueto con Market Star che arriva una volta al mese, quindi come anticipavamo prima della pubblicità con consigli di investimento e non solo, oggi parleremo anche di investimenti sostenibili e responsabili che più che mai sono fondamentali. Al giorno d'oggi cercheremo di capire anche perché e come declinare tutto questo. Io saluto come sempre Sara Silano, Morningstar Italy, che torna a trovarci. Buongiorno Sara. Buongiorno a voi telespettatori. Dopo aver fatto il bilancio dell'anno trascorso la volta scorsa, oggi cercheremo invece di capire come si sta prospettando al meglio questo 2019, giusto Sara? Con tanti Sicuramente, consigli. guardiamo avanti oggi. Guardiamo avanti, anche se questa è un po' la premessa che abbiamo fatto nella giornata di oggi, ma in generale in questo periodo spesso è complicato muoversi, no? In quella che può essere definita un po' una giungla di mercato, perché ci sono tanti market mover, tanti punti interrogativi, ma insomma, Sara, cercheremo di andare per gradi e di capire come muoversi di Di volta in volta, volta in guardando a volta. tutti gli appuntamenti che ci aspettano nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Esattamente, appunto, investimenti sostenibili e responsabili, questo è un po' il tema che abbiamo associato a questa puntata di Market Star. Saluto Federica Loconsulo, Etica SGR, grazie per essere con noi oggi. In Buongiorno, grazie a voi e un saluto ai telespettatori. breve, appunto, di cosa vi occupate, così andiamo mirate alla questione. Etica SGR si occupa esclusivamente finanza socialmente responsabile, attiva dal 2000, quindi è l'unica società di gestione di risparmio in Italia a fare esclusivamente prodotti di investimento socialmente responsabile. Quindi diciamo un tema che oggi è di grande attualità, che alcuni definiscono essere di moda, ma che in realtà per quanto ci riguarda è un tema sostanzialmente che ci caratterizza, per il quale siamo nati e Beh, voi che vi insomma. occupate solo di questo, ci avete creduto fin dall'inizio, Assolutamente sì. quindi al di fuori di qualsiasi moda. Assolutamente sì. Beh sì, diciamo che poi spesso dei fenomeni, no? Nascono come fenomeni di moda per poi diventare radicati in quelli che sono i comportamenti. In questo caso parliamo di investimenti e sono fondamentali, spiegheremo perché, poi noi diamo sempre dei consigli, insomma, però proprio per il risultato e i risultati economici del Assolutamente. futuro, questo è chiaro. Allora, cara Sara, io partirei come sempre da te. Appunto, primo mese del 2019, ci siamo lasciate col bilancio del 2018, come è partito quest'anno? Siamo partiti di corsa, diciamo, insomma, i mercati il primo mese dell'anno sono andati bene, ci sono stati dei rialzi significativi dopo i forti ribassi di dicembre. Probabilmente proprio il fatto che si siano ridotte e le valutazioni siano diventate più attraenti ha riportato gli investitori a gennaio sui mercati, negli Stati Uniti in particolare, ma anche in Europa e nelle aree emergenti. Da un punto di vista fondamentale, però, rimangono delle differenze a livello regionale, a livello settoriale. Ad esempio, secondo gli analisti di Morningstar, comunque gli Stati Uniti, Wall Street rimangono piuttosto cari come mercati. L'Inghilterra è a due facce con Brexit: da un lato le multinazionali che hanno delle valutazioni piuttosto attraenti, dall'altro le aziende domestiche che devono fare i conti comunque con questa incertezza legata al futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Italia, Germania sotto i riflettori, debolezza congiunturale, abbiamo visto anche gli ultimi dati l'hanno confermato. Sull'Italia, ancora appunto sabato durante il congresso Assium Forex, il governatore della Banca d'Italia Visco ha detto chiaramente che non è la situazione dell'anno scorso, che l'economia oggi è più, le condizioni economiche sono meno favorevoli, che bisogna fare attenzione ai conti pubblici e bisogna fare attenzione a portare avanti delle riforme strutturali che riportino fiducia degli investitori e non la tolgano ai consumatori. Assolutamente sì, beh, in questo momento quindi la fiducia è un po', come dire, in calo, Sara, È un confermi? tema chiave, è un tema chiave soprattutto sul lato degli investimenti, è un tema chiave anche perché c'è incertezza che non è solo legata all'Italia, appunto anche la Germania ha avuto dei dati di rallentamento economico, se pensiamo a quello che sta succedendo in Francia, questi movimenti, queste proteste aggiungono incertezza al quadro macroeconomico e Sì, politico. poi sai, sono situazioni, spesso si dice che potrebbero essere contagiose, no? E quindi si teme in qualche modo l'effetto contagio che potrebbe poi intaccare l'economia globale. Questo insomma non è una novità, quindi. Bravissima. In un periodo in cui ci avviciniamo sempre di più alle elezioni europee, quindi ci sarà anche questo fattore che bisognerà mettere in E lo conto. abbiamo detto insomma anche poco fa, possiamo intanto anche vedere come stanno andando i mercati. Insomma, la mancanza di fiducia porta poi a scarsi volumi anche nell'operatività, insomma, quindi c'è sempre un po' di
siamo sempre tutti un po' sul chi va là, mettiamola così, Sara. Poi sì, si fanno un passo in avanti e un passo indietro. È proprio un clima di incertezza, che l'incertezza, magari lo vedremo anche dopo, può creare comunque delle opportunità, oltre a creare dei rischi. Appunto, opportunità. Parola chiave anche per parlare di investimenti sostenibili, ripetendo un po' quello che è lo scenario, no? Di questo, di tutti gli aspetti che voi avete sempre seguito fin dall'inizio. Mi hai detto ci diamo del tu in onda, insomma, sin dalla nascita del 2000, giusto? Voi siete partiti, sì. Quindi vi siete dedicati assolutamente a questo tema. Riprendiamo però lo scenario, perché mi piacerebbe capire, visto che abbiamo detto sorridendo che spesso è considerata un po' una moda, a che punto siamo in Italia, per poi approfondire alcuni temi anche con te. Certo, volentieri, mi sta anzi molto a cuore questa domanda, perché in realtà in effetti si parla molto di investimenti socialmente responsabili, lo dicevamo prima, e alcuni diciamo pensano a torto che sia appunto un fenomeno idealmente di moda e recente, quando in realtà non è assolutamente un fenomeno recente e non è un fenomeno di nicchia. Secondo recenti studi che sono stati fatti da Eurosif, che è il forum europeo degli investitori socialmente responsabili, il mercato in Europa degli investimenti socialmente responsabili è praticamente pari all'80% degli interi asset gestiti in Europa. Si parla di 22.000 miliardi di euro sui 25 totali. Quindi, diciamo, è un fenomeno che c'è, che è solido, che ha una sua storia molto lunga e che effettivamente in Italia forse è un po' più recente che in altri paesi, e in Italia, questo è vero, l'attenzione sta crescendo in modo molto forte. Sì, pare sempre che ci sia un po' di resistenza nei confronti di argomenti di questo tipo, ma non perché non siano considerati importanti, ma forse non si collegano direttamente a quelli che potrebbero essere poi risvolti più economici. Assolutamente. No? Visto che stiamo parlando di questo. Infatti noi parliamo di falsi miti che ruotano intorno agli investimenti socialmente responsabili, che sono un po' stati il leitmotiv che tutto sommato hanno anche contraddistinto la nostra storia e che da un punto di vista culturale, se mi passi il termine, certo, abbiamo cercato di sfatare. Con poi la prova dei fatti. Ecco, no, mi piacerebbe subito cominciare a sfatare alcuni miti. Sfatiamo. Che poi quello più importante, quello più diretto riguarda la performance, cioè si pensa che diano meno risultati, esatto, proprio detto banalmente. Non è così, perché? Allora, questa è proprio la madre o il padre di tutti i falsi miti, sì, perché appunto si dice l'investimento socialmente responsabile determina una rinuncia in termini di rendimento. Questo non è vero, non è vero, noi come Etica SGR lo possiamo testimoniare con i nostri prodotti direttamente, ma non è vero anche sulla base di centinaia ormai di studi che vengono fatti a livello accademico nel mondo. Addirittura recentemente è stato fatto un gigantesco meta-studio, cioè uno studio che ha diciamo, analizzato i singoli studi sull'argomento, e da questi ormai è conclamato, fino diciamo senza assolutamente prova di dubbio, che non c'è un tema di minore performance legata agli investimenti socialmente responsabili, ma che essendo investimenti finanziari naturalmente sono legati all'andamento dei mercati, come è giusto che sia, ma che non comportano minimamente un diciamo il dover rinunciare. Quindi diciamo da considerarsi assolutamente alla pari degli investimenti tradizionali. Esatto, con in più, se vogliamo, un valore positivo in più, cioè la parte invece più diciamo ESG, quindi dell'attenzione alle variabili ambientali, sociali e di governance, quindi a parità di investimento finanziario, quindi di portafogli gestiti analogamente, l'investimento socialmente responsabile ha quell'attenzione al valore che l'investimento ha e all'impatto che l'investimento ha per la società, per le persone, appunto per l'ambiente, eccetera, che crea, se vogliamo, un secondo piatto della bilancia estremamente positivo. Questa resistenza mi viene in mente mentre tu parli, che tu giustamente hai definito culturale, io sono d'accordissimo con te, però è portata anche dal fatto che forse, però te lo chiedo, sono fatti ancora oggi nel 2019 pochi investimenti anche a livello politico, o se ne parla meno, o comunque come dire, è un argomento che è meno attrattivo rispetto ad altri, quindi anche a livello mediatico non viene sponsorizzato, no? Quindi di conseguenza fa pensare che tutto ciò che si fa in quella direzione non possa dare frutti come altre questioni che sono anche più dibattute, no? Sì, assolutamente. Il business è un po' più forte in questo momento. Esatto, e soprattutto il tema politico che hai sollevato non è assolutamente indifferente, perché ce lo, diciamo, lo dimostrano anche casi di altri paesi europei, quali per esempio la Francia, dove gli investimenti socialmente responsabili sono veramente, hanno avuto diciamo un'accelerata enorme negli ultimi anni, dopo proprio l'emanazione di una legge dello Stato che imponeva l'attenzione alle variabili climatiche, quindi a come le aziende si comportavano
aspettavano da un punto di vista climatico. Questo inevitabilmente, essendo un obbligo, diciamo, certo, normativo, ha fatto sì che l'attenzione, quindi anche mediatica, sull'argomento fosse molto forte e, diciamo, da italiani, quindi da europei, sebbene, diciamo, di un altro paese, stiamo beneficiando adesso in qualche modo di questa crescita dell'interesse molto forte in Francia, sul lato appunto dell'Europa, nel senso che l'anno scorso la Commissione europea ha emanato un action plan, quindi un piano di interventi molto forte con obiettivi molto chiari, proprio grazie anche alle pressioni della Francia, che fanno sì sostanzialmente che tutto il settore finanziario a livello europeo debba essere ormai inevitabilmente chiamato ad essere attento a queste tematiche. È da un po' che si fa questo appello, sì, e speriamo che prima o poi, vabbè, però la situazione sta un po' cambiando. Sara, se sei d'accordo, restiamo anche con te sulla parte più dedicata a questo discorso, poi torniamo sui nostri market view perché dobbiamo dire ancora moltissime cose. Tu come vedi la situazione? Cioè, sta cambiando? Sì. Come si sta evolvendo un po' tutto questo ragionamento? Diciamo che come Morningstar e anche le nostre ricerche confermano questo aspetto che sottolineava Federica sul fatto che non c'è penalizzazione delle performance, lo abbiamo detto, e quindi riteniamo che questo, sì, discorso sia un discorso chiuso, nel senso che è oramai provato da veramente molti studi accademici. Dal lato dell'offerta, quello che noi abbiamo visto è sicuramente negli ultimi anni un incremento del lancio di prodotti di questo tipo, sia dal punto di vista di prima c'era un po' di carenza, mi pare di capire. Sono sempre stati una piccola, e in effetti se guardiamo le proporzioni del mercato sono ancora una piccola parte quelli che hanno un mandato di sostenibilità, però è significativo l'incremento che c'è stato negli ultimi anni nei lanci, sì, e sia dal lato di prodotti a gestione attiva sia anche dal lato di prodotti indicizzati, quindi come appunto gli ETF che sono quotati e che peraltro hanno portato anche questo tipo di scelte a basso costo, perché sappiamo che le commissioni spesso sono basse su questo tipo di prodotti, quindi le hanno aperte anche a un pubblico più attento a questo tipo di tematiche. Abbiamo anche visto quest'anno che, se guardiamo alla raccolta che c'è stata in Europa sui fondi con un mandato socialmente responsabile, il dato è positivo, è inferiore a quello dell'anno scorso, ma la differenza è più bassa di quella che c'è stata sull'asset management in generale, cioè l'anno scorso è stato comunque un anno di raccolta positiva per l'industria dei fondi a livello europeo, ma con dei numeri decisamente inferiori rispetto al 2017. Ecco, i fondi sostenibili hanno tenuto meglio e questo è un aspetto che bisogna tenere in considerazione. Ecco, vedo che sorride, sì, giustamente, confermi anche. Sì, confermo, e ci fa ovviamente molto piacere, anche perché appunto evidentemente anche questo lavoro culturale, come lo definivo prima, di appunto, diciamo, convincimento sullo sfatare alcuni miti. Sì, certo, quella che era nata come una sfida nel 2000, appunto, sì, ripetiamo, è diventata una, come dire, sì, una quotidianità e un impegno che assolutamente al pari di altri, insomma, o comunque sta diventando. Certo, noi poi siamo molto fieri dei nostri 15 anni di track record, per cui evidentemente in un momento in cui, come diceva giustamente Sara, molte case si affacciano al tema e molti nuovi fondi nascono, noi abbiamo dalla nostra, se vogliamo, una coerenza di rendimenti di gestione di questo tipo di almeno 15 anni, per, certo, cui insomma. Quindi con questo cambio di mentalità, insomma, prima abbiamo parlato delle scelte più politiche, però anche i consumatori stanno cambiando un po' il loro atteggiamento nei confronti di tutto questo. Sì, perché la sensibilità cresce, perché sia il consumatore finale che anche, se vogliamo, l'intermediario finanziario viene un po' chiamato, un po' sensibilizzato sul tema, e poi onestamente e qua mi piacerebbe prendere due minuti per parlare della parte più, diciamo, di rischiosità del portafoglio, quindi rischio, certo, finanziario, che è un tema un po' tecnico che però ha dei risvolti pratici assolutamente notevoli. Importante, sì, 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 perché appunto sono stati fatti anche lì diversi studi sulla parte di rischio, diciamo, dell'apporto che le variabili, analizzare le variabili ESG apporta a, sì, un investimento finanziario. Noi come società, avendo ovviamente molto a cuore l'argomento e insomma essendo specialisti del settore, abbiamo creato una nostra metodologia proprietaria di analisi e abbiamo studiato e verificato che sostanzialmente l'apporto al rischio totale di portafoglio dell'analisi di variabili ESG è in un intorno che va dal 5 al 10%. Questo vuol dire che non è un dato irrilevante, il peso non è indifferente.
differente. E quindi dicevo, è un tema che da un punto di vista tecnico sembra complicato, effettivamente, diciamo, analizzato tecnicamente ha dietro degli studi matematicamente, statisticamente, diciamo, profondi e tecnicamente avanzati. Ma lato investitore, questo si vede perché nei momenti in cui, per esempio, i mercati hanno avuto degli stress più forti o in cui grosse aziende hanno subito gravi danni per questioni legate più all'aspetto reputazionale, se vogliamo, che è strettamente, diciamo, economico di business, lo stesso mercato, lo stesso investitore ha visto che un'analisi attenta alle variabili ESG in qualche modo protegge l'investimento da alcune criticità che l'analisi finanziaria tradizionale non è in grado, per forza di cose, di captare. E questo è un tema molto importante. Molto importante. Altro tema importante, Sara, è il cambiamento climatico. Forse oggi proprio, ne abbiamo parlato in altre occasioni, io e te peraltro, in questo appuntamento, è uno dei temi più popolari. Per un investitore, perché poi al di là di tanti ragionamenti che si possono fare sull'importanza, bisogna andare mirati, no? Un investitore cosa significa? Come deve rapportarsi a tutto, al cambiamento climatico in sé? Ecco, diciamo che si collega benissimo al discorso del rischio, perché comunque il cambiamento climatico può essere visto come un rischio per il portafoglio. Ora, si discute su se sia un rischio sistemico, se sia un rischio materiale finanziario, però sul discorso del rischio siamo più o meno tutti d'accordo. Quindi cosa significa questo? Che è importante, diventa sempre più importante, prendere in considerazione questo aspetto nel momento in cui si prendono delle decisioni di investimento, perché è un rischio fisico, quello legato proprio al fatto che tu stai inquinando e che ci sono comunque dei danni che tu produci o di cui anche l'azienda può essere poi vittima a sua volta. È un rischio reputazionale, e ne abbiamo parlato prima, per quello che è l'impatto che tu puoi avere e quindi i costi poi che puoi avere se non lo prendi in considerazione. È un rischio regolamentare, perché la normativa sta cambiando a livello europeo, c'è un gruppo di esperti della Commissione europea che sta lavorando su queste tematiche, quindi c'è un impegno per ridurre la quantità di emissioni, quindi c'è un discorso anche regolamentare. Quindi c'è tutta una serie di rischi che vanno in qualche modo oltre il concetto tradizionale di impronta di carbonio, cioè io vado a misurare quanto sto inquinando, detto in termini semplici, ma che mi va a considerare il comportamento dell'azienda. Per noi carbon risk significa la capacità dell'azienda di gestire questa transizione verso un'economia low carbon o di non gestirla. Ci sarà chiaramente una parte che l'azienda può gestire, e alcune lo fanno già in misura maggiore, altre in misura minore, c'è una parte che per lo stesso business che ha magari ha più difficoltà a gestire, però per un investitore è importante saperlo. Certo. È importante sapere quanto inquina e quanto gestisce di questa capacità. Sempre su questo capacità. Discorso, quali caratteristiche hanno le aziende nel paniere? Noi abbiamo visto, lanciando proprio recentemente, degli indici low carbon risk, con l'idea proprio di andare a catturare le aziende che sono più brave, si comportano di riferimento, meglio, e sono più pronte alla transizione verso un'economia low carbon. Abbiamo visto che queste aziende hanno anche caratteristiche finanziarie interessanti. Generalmente hanno un vantaggio competitivo, quello che noi definiamo economic moat, maggiore, quindi hanno più barriere verso i concorrenti, hanno una migliore qualità finanziaria, una migliore solidità e hanno una prospettiva di business di lungo termine, quindi guardano più a una strategia che è anche coerente con un discorso di transazione verso un'economia differente rispetto a guardare magari ai risultati trimestrali o di breve termine. E questo in effetti ha portato a una lieve sovraperformance di questo tipo di panieri rispetto a un indice ad esempio globale tradizionale. Ecco, anche etica, salto un po' di qua un po' di là, ma perché è tutto molto lineare e importante. Anche etica ha lanciato, diciamo, si dedica a questo, no? Quindi ha pensato a qualcosa rispetto all'impatto dei cambiamenti climatici. Sì, assolutamente, nel senso che appunto noi abbiamo avuto fondi, come dire, globali da un punto di vista settoriale e di paese fino all'anno scorso, per cui i nostri fondi erano tutti investiti, secondo l'acronimo appunto, dell'attenzione all'environment, al social e alla governance.
Dall'anno scorso, visto appunto tutto quello che diceva anche Sara, e visto la pressione dell'Unione Europea, come dicevamo prima, della Commissione, ovvio, e continui anche, appelli che vengono fatti, esatto, e anche soprattutto dopo COP21, che onestamente ha dato una spinta e ha fatto un pochettino svegliare il settore, abbiamo deciso di lanciare un fondo che si chiama Etica Impatto Clima, che ha come focus principale proprio l'investimento in aziende, come diceva Sara prima, attente alla transizione energetica, per cui un fondo che ha comunque al suo interno l'analisi degli emittenti da un punto di vista sia ambientale che sociale che di governance, ma che ha un'attenzione molto particolare al tema della E, quindi dell'environment, proprio su investimenti che in qualche modo aiutino a transitare verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Sara, una domanda più generale per tornare alla Market View e per dare consigli generici a chi ci segue, stando a quanto insomma, stiamo osservando sui mercati, cioè volatilità da una parte, incertezza sul futuro per tante questioni. Molto banalmente ti chiedo qual è il consiglio vostro da tenere, cioè l'atteggiamento da tenere in questo contesto di incertezza. E altra, ci aggiungo un market mover di questo periodo, le banche centrali che insomma con le loro decisioni sposteranno inevitabilmente e ulteriormente gli equilibri forse, no? Sicuramente nei consigli, nei suggerimenti di investimento per il 2019 c'è questo discorso che gli investitori devono comunque cominciare veramente a prendere in considerazione la sostenibilità come parte di scelte che combina il rischio, che fa parte delle valutazioni di portafoglio, e questo è un aspetto. Per quanto riguarda poi gli aspetti più finanziari, sicuramente ce l'ha insegnato anche l'ultima parte del 2018, è un periodo di volatilità, la volatilità genera opportunità ma anche rischi, quindi opportunità nei momenti appunto di ribasso magari dei mercati dove si può approfittare, laddove ci sono delle aziende di qualità. L'altra nostra regola diciamo fondamentale è quella della diversificazione, una sana diversificazione di portafoglio, lo ricordiamo, può aiutare ad attenuare picchi, certo, di determinate asset. Non concentrarsi solo su una cosa, ma variare, certo. Esatto, perché comunque può aiutare. Abbiamo visto anche che le correlazioni dopo aver camminato, cioè le asset class si erano un po' mosse tutte nella stessa direzione fino a qualche tempo fa, adesso si iniziano a vedere di nuovo delle differenze, pensiamo a loro che è tornato comunque a fare ad esempio da diversificatore, quindi attenzione sempre a non mettere tutte le uova nello stesso paniere, come dicono gli inglesi. E quindi questo è un altro aspetto sicuramente da tenere in considerazione. Banche centrali sotto i riflettori sicuramente, ci sono due appuntamenti chiave, il 7 marzo per quanto riguarda la BCE, ha segnalato, ce l'ha detto, che i rischi si stanno spostando, l'equilibrio dei rischi si sta spostando verso il basso, c'è più rischio sostanzialmente dopo i recenti segnali di debolezza economica, preoccupa la frenata della Germania, preoccupa la situazione in Francia ma anche l'Italia di cui abbiamo già parlato. La BCE nell'ultima riunione ha preso tempo, diciamo, per capire quale sarà l'entità di questo rallentamento. Il 7 marzo è importante perché un po' gli operatori si aspettano questa data per capire se ci sarà un nuovo tilitro, cioè un'operazione di rifinanziamento mirata a lungo termine. E questa è la data importante per quanto riguarda l'Europa. Per quanto riguarda la Federal Reserve americana, anche in questo caso siamo passati da un atteggiamento che di graduale, dove si parlava nei messaggi graduale rialzo dei tassi, a un atteggiamento di prudenza, quindi questo pazienza, e questo quindi anche qui la Federal Reserve vuole vedere un po' quello che è la situazione negli Stati Uniti, soprattutto in relazione alla liquidità dei mercati. Infatti ha fatto nell'ultima riunione un comunicato sul suo bilancio dicendo appunto, facendo proprio attenzione, dando apertura su questo aspetto e guardando al mercato corporate americano. Ecco, rubo un paio di minuti al tempo che è già terminato, ricordando che poi avremo piacere, a parte Sara Silano che ogni mese è con noi, di avere ancora Etica SGR, però non posso salutarti prima di chiederti, visto che stavamo un po' parlando anche dei consigli di investimento, come avviene la selezione di Etica SGR, cioè su cosa vi concentrate solitamente? Allora, la selezione di Etica SGR segue una metodologia piuttosto articolata che include diversi passaggi. Noi escludiamo per esempio l'investimento in alcuni settori che sono particolarmente controversi, mentre analizziamo gli emittenti da un punto di vista appunto dell'attenzione alle variabili ambientali, sociali e di governance, con
con diverse decine di criteri diversi, per cui diciamo sostanzialmente arriviamo poi a definire un universo investibile che viene passato al gestore finanziario per l'attività di gestione finanziaria, per cui per noi l'analisi ESG è in qualche modo lo step numero uno, cioè è il cuore della nostra attività. Poi naturalmente il gestore finanziario deve inevitabilmente gestire il portafoglio da un punto di vista anche finanziario, quindi tenendo conto dei mercati, tenendo conto di tutto quello che Sara ha fin qui detto, e però sempre senza dimenticare che la caratteristica tipica dell'investimento socialmente responsabile è l'obiettivo di investimento e l'orizzonte di medio e lungo periodo. Per cui diciamo noi vediamo che i prodotti socialmente responsabili creano il maggior valore su un orizzonte di almeno 5 anni di investimento. Questo perché, proprio perché l'attenzione che si diceva prima anche alle variabili strutturali dell'attività di un'azienda un po' prescinde da alcuni momenti o alcune diciamo vicissitudini mercato. Sì, sì. Come appunto per esempio le analisi che faceva Sara poco fa, nel senso che noi guardiamo i macro trend e ne identifichiamo per il prossimo futuro alcuni molto importanti che sono sicuramente legati a tutto il tema della tecnologia, quindi allo sviluppo tecnologico e all'impatto che la tecnologia avrà nel settore produttivo, del lavoro, eccetera, ma anche il tema della sicurezza informatica, quindi la tecnologia dall'altro punto di vista, no? La cyber security, i discorsi legati alla privacy e poi un grosso tema che è già da qualche tempo che guardiamo e che continueremo a guardare con attenzione, che è quello legato all'healthcare in generale. Quindi anche perché c'è l'invecchiamento della popolazione, trend demografici, diciamo è un tema molto ampio. Ambiente, salute, insomma, strettamente collegati, assolutamente, quindi ovviamente è tutto un unico contenitore. Esatto, non da qui a 3 mesi, dicevamo, ma da qui al macro trend che inevitabilmente insomma è quello che guardiamo con attenzione. Va bene, allora io vi saluto e vi ringrazio, appuntamento interessante che spero di replicare presto. Sara Silano, noi ci vediamo naturalmente con Market Star il primo mercoledì di ogni mese, quindi l'appuntamento è sempre questo alle 10 e presto spero di riavere Federica Lo Consolo naturalmente per continuare su questi discorsi. Grazie e magari vedere che passo dopo passo, mese dopo mese, insomma i risultati cominciano a vedersi, anche se poi l'abbiamo detto sono più lungimiranti, bisogna avere una visione più a lungo termine proprio perché gli effetti in quanto più massicci si vedono con maggiore distanza. Assolutamente. Grazie ancora. Grazie. Noi ci separiamo per una pausa. Sto guardando che il nostro indice ha salito sopra la parità, quindi una seduta sicuramente debole, ma in questo momento siamo in territorio positivo. Tra poco con il mio prossimo ospite andremo anche a vedere magari quali titoli attenzionare particolarmente in questo contesto difficile, precario, che insomma non ci stanchiamo di sottolineare. Vi aspetto.